Ciao a tutti, ben ritrovati su Algalaxy. Nello scorso episodio abbiamo stretto un'alleanza con Aquileia, Verona e l'Ungheria, mentre abbiamo iniziato a guardarci attorno per individuare la nostra preda. Trieste, l'Istria, la Dalmazia, perfino Treviso. Ci sarà la vittima, il primo passo della nostra espansione inarrestabile. Restate comodi, ci sarà da divertirsi. E avevamo pensato di prendere Trieste, però Trieste ha un'alleanza con la Carniola che è abbastanza, a quanto pare, un bel po' di soldati. E siamo, il nostro piano B è dichiarare guerra a Treviso e prenderci Mestre, forse anche qualcosa in più, giusto per rinforzarci nell'entroterra Veneto. Non voglio prendere troppo dell'entroterra Veneto, più che altro che provincia è Roma? Ah, mi fa andare alla capitale. Bisanzio ha supportato l'indipendenza. Non ci posso credere. Sì, Bisanzio ci ha dato un brutto tiro. Dolchia si è unita alla causa per l'indipendenza. Prepariamoci a una guerra di indipendenza. La nostra fortuna è che abbiamo gli ungheresi al nostro fianco. Anzi, facciamo una cosa. Tolgo Aquileia. Vado a migliorare le relazioni con gli ungheresi. Perché voglio essere sicuro che almeno loro entrino in guerra contro i bizantini. Loro sarebbero in grado di farcela. Noi no, ovviamente. Venezia è un cardinale. Vediamo la mappa dei cardinali. Questa è Venezia. Allora, devo farla vedere anche a Nice Morphis. Sono letteralmente queste tre isolette colorate qui di blu. Questa, Venezia. È, come... è una provincia piccolissima. Ecco. Una guerra difensiva. Vabbè, l'accettiamo, non ci sono alternative. Io non so, onestamente, non so fino a che punto entrare in guerra direttamente a lasciar stare o provare a occupare qualche città. Stiamo perdendo, peraltro, meno 15%. Alleati con l'Ungheria, dicevano. Abbiamo ricevuto 50 monete da Mosul. Qui siamo in piena geopolitica internazionale. Ok, questo non me l'aspettavo. Ricevere soldi da una nazione islamica. Abbiamo perso l'assedio di Dassa, ma qual è l'assedio? Ah, la città che ci avevano dato loro. Vabbè, sì, io non mi ero neanche reso conto. E poi Ragusa. Tra l'altro la guerra la stiamo perdendo malissimo, Mi aspettavo molto meglio dall'Ungheria, probabilmente il motivo è perché qui Bisanzio è ancora in, tra virgolette, intera. In questo momento siamo nel momento in cui Bisanzio su Crusader Kings si formano di continuo i ribelli, no? In viola scuro. Ecco, è l'equivalente di quel momento lì a Crusader Kings. Finita la guerra. L'Ungheria garantisce l'indipendenza della Transilvania. Nitra, che devo trovarla. Ah, eccola, diciamo la Slovacchia. E Tissantul, che è quest'altra regione qui. Vabbè, sì, gli altri, ok. Che guerra possiamo fare nel frattempo? Una guerra con Treviso, passiamo all'azione. Coinvolgerebbe Aquileia. Croazia forse è un po' grande. Cioè, escludendo Ancone, mettendo Ravenna sono 21.000 uomini. Entrerebbe solo l'Ungheria. Ah. E sono 55.000. E sai che non ho un casus belli. Ah no, c'è lì il casus belli. Che cacchio dico? Ho Lapkan e Mararska. Ah, perché sono i gol di Pagania. Noi non abbiamo questi generi di gol. E potremmo prendergli Fiume. Non so se storicamente Fiume è stata. Forse sì, è stata veneziana. Però è vero, si può fare una roba con la Croazia. Facciamo una cosa. Stabiliamo le città di interesse.
Cerchiamo, sì, scusate, il mouse. Beh, Corstel, vabbè, lo lascio per D'Annunzio. Ok, gli ho preso un po' di possibili città croate che ci interessano. Biograd Muro è la loro capitale, faremo un po' fatica a prenderla. Diciamo che ci basterebbe anche prendere una città fra queste. Va bene, proviamo facciamo la cosa un po' pazza, tentiamo di prenderci, andiamo a bruciargli la casa, insomma, prendiamo di prendere Makarska, scusate, a Pagania, chiamiamo dentro l'Ungheria e proviamo a prenderci una città fra Trieste, uffa, oggi ce l'ho con Trieste. Fra Fiume e qualche città costiera. Non ci sono isole, però possiamo benissimo prenderci una città costiera. E si va in scena. Dunque, con chi siamo in guerra? Con Ravenna. Beh, allora. Allora, noi ci occupiamo di Ravenna. Arbe è stata occupata dalla Croazia. Beh, giustamente le isole. Sono già arrivati ad attaccarci. Non li avevo visti. Amen. Però dovremmo aver vinto. Perfetto. 0,26. Ok, andiamoci cauti un attimo. Lo stavo prendendo un po' alla leggera. Intanto loro sono andati a Chioggia. Occupiamo Este e i croati sono arrivati a Este. Questo è male. Ok, questo non me l'aspettavo. I croati sono arrivati da noi. Ok, gli ungheresi per fortuna stanno occupando buona parte della Croazia. Non mi viene in mente qual è la regione? La Slavonia, ecco. Dove è finito il nostro esercito? Allora abbiamo 3.000 uomini a Cherso e 2.007 in Carniola, in esilio immagino. Mandiamoli a Cherso a questo punto. E con i diplomatici intanto andiamo a migliorare i favori con gli ungheresi. Con Aquileia e facciamolo anche con Verona in caso di guerre future. Va bene, e attuiamo il piano B, andiamo a occupare ecco, invece sono arrivati loro in Croazia nel frattempo. Beh, questa volta sta andando bene la guerra. Siamo a 7.000. Sì, scusate, stavo leggendo il numero sbagliato. Siamo al 16%. Abbiamo perso molte battaglie. L'unica vinta è stata quella che avevamo vinto noi con Ravenna, per dire. Intanto loro hanno occupato Eraclea e Chioggia. Venezia non l'hanno occupata. Una Fiume è stata occupata. Andiamo a occupare altre province. C'è una battaglia in corso, forse la perdiamo. Decisamente sì, stanno anche uscendo dei nove. Attenzione che forse arrivano gli ungheresi a darci una mano. Non ce la facciamo. Abbiamo perso la battaglia. Siamo comunque a un buon 32%. Vediamo un po', con 32% non possiamo mandare diplomatici, va bene, però. Sei reggimenti in rivolta a Fago. Non dovrei avere problemi, forse riusciamo anche a prendere qualcosa di più del 30%, dai, vediamo un po'.
inglesi intanto vanno in nostro soccorso e ci aiutano a liberarci dai ribelli, per fortuna. Ravenna, se non fosse per gli ungheresi avremmo già perso la guerra, onestamente. Ma poi c'è un loro generale che ha 3 stelle, che siamo al 30%, sostanzialmente. Allora, mandiamo i nostri uomini a Srebrenica. Ok, non stanno venendo di qua, vero? Per fortuna no. Srebrenica è stata occupata. Appena Dobroi. Comunque gli ungheresi ci stanno lasciando tutto, cioè best alleati, devo dire. Ok, Prozor è stata occupata dalla Croazia. Dov'è Prozor? Ah, ecco, sono qui. Kotor Varos è stata occupata. Andiamo a dargli una mano ai Giaice. Gli inglesi ci stanno anche aiutando a liberare Pago dai ribelli. Ripeto, sono i migliori alleati possibili. Siamo già al 41%. Costa è stata occupata. E abbiamo vinto la serie di Giaice. Allora, dividiamo le truppe. Metà a Kiliuc e l'altra metà la mandiamo a Bugojno, i nomi croati non, cioè, non mi trovo. Zagorgi è stata occupata, Kiliuc è stata occupata, va bene. Ok. Dove altro possiamo mandare i nostri uomini? A Singi? Singi. Ok. Mi hanno lasciato Travnik, così dal nulla, va bene. Andiamo a occupare Travnik. Onestamente pensavo se ne dovessero occupare gli ungheresi. Siamo al 63% di war score. Ormai stiamo giusto cercando di maxare il più possibile le condizioni di pace. Travnik occupata, andiamo a prendere Gospic, la capitale è già stata presa. Sibenik occupata. Ok, è diventata decisamente una passeggiata per fortuna. Non ci sono state troppe sorprese. A parte giusto l'inizio. Treviso è entrato in alleanza con Ravenna. Fammi vedere. Ah, perché forse stanno liberando qualcosa. Ah, non l'abbiamo fatto ancora. Non siamo ancora riusciti a occupare Marat. Ah, eccoli, eccoli. Allora, facciamo una cosa. Mandiamo loro a occuparsi dei croati. Sono 9 e 7, sono senza generale. Sono messi male. Stanno scappando. Va. Stanno scappando decisamente. Il nostro war score comunque è tornato a 71. Tanto vale, che dire, a questo punto andiamo a occupare le ultime province libere. Non me le fa muovere. Tersat è stato occupato. Tersat che sarebbe? Non ricordo. Andiamo a occupare Fiume. Ok, war score 74%. Comunque, in realtà Eraclea e Chioggia non occupano tanto war score. Perché è un
tra virgolette, non è al 100%, probabilmente per Ravenna, immagino. E potremmo pensare di attaccare Ravenna, decisamente, anche se gli uomini... Andiamo a liberare Chioggia, facciamo così. Loro si stanno occupando di liberare Eraclea, vabbè. Saranno folli di nuovo. E, ok, stanno andando a occupare il rifiuto della riforma. Vai, mettiamo un po' di tradizione repubblicana qua. Andiamo a occupare Comacchio. Este nostra. Comacchio è stata occupata e Ravenna invece è un forte. Possiamo... Beh, a questo punto schieriamo anche le navi, così velocizziamo la presa di Ravenna. E siamo... c'è una, diciamo così, la battaglia finale, 28.000 uomini contro 16.000 dei nostri nemici. È una battaglia abbastanza... penso siamo leggermente in svantaggio addirittura. Stiamo facendo tiri anche bruttini. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Ci è mancato pochissimo. cioè, la fortuna nostra è stata che all'ultimo ci sono capitati dei bei tiri, diciamo così, e siamo riusciti. Siamo riusciti a evitare il peggio. Dunque, abbiamo sbloccato la possibilità di ottenere uno di questi. Non so come chiamarli. Uno di questi bonus. Co-creation cost. Magari prendiamo anni di separatismo, visto che abbiamo i problemi con le nostre marche. Carniola ci ha annunciato come rivale. Quindi potremmo potenzialmente prendere l'Istria, il che è positivo. Un po' come sta andando l'assedio, vabbè. Merci, Oxygen Units. Vabbè, direi di evitare. Comunque, c'è un 36% di possibilità di arrendersi, di vincere la presa di Ravenna. Non credo sia così. Guadagno un punto stabilità. Beh, guadagno la stabilità, visto che il Papa ci odia apparentemente. Vinto l'assedio, siamo al 99%, non so perché manchi uno per l'1%, ma va bene così, possiamo chiedere la pace. Dunque, forse per la battaglia navale? Aspettiamo un attimo, ok. No, non era per la battaglia navale. Va bene. Dunque, innanzitutto abbiamo detto fiume, per diciamo così, per il meme, se vogliamo chiamarlo così. Questa a chi va? L'Apcan va a Venezia, ok. Però quasi quasi la terrei per noi. Macarska, così attaccano di nuovo. E se prendessimo tutta la costa per noi, non soffriamo neanche di aggressive expansion, incredibile. Ok, cioè potremmo prendere tutta questa terra, tutte queste terre. Magari riesco a mettere dentro anche Comacchio, no? E neanche Este, ok. Forse perché sono troppo lontani. Però mi tengo pure una casca, perché così magari dichiariamo di nuovo guerra alla Croazia. E niente, diventiamo dei longboy praticamente. Il Cile, cerchiamo di shippare a Genova lo scettro di Cile italiano. Dunque, questo ci costerebbe 47 punti di aggressive expansion, 33 punti di overextension e vabbè. Costerebbe 183 punti di diplomazia, di amministrazione.
altro possiamo fare? Magari gli rompo l'alleanza con Ravenna. Abbiamo abbastanza punti per farlo. Give up claims in Venezia. E poi un po' di monete. Che vanno. Non mi ricordo mai il comando per LMB, ma non mi ricordo cos'è LMB. Shift più LMB. No, è un impatto. Vabbè. Ok, quindi con 240 ducati, che sarebbe il doppio di quello che abbiamo, tutte queste province, via i claim verso Venezia. E la rottura dell'alleanza con Ravenna. Eccoci qua. Cirquenizza è diventata questa provincia. Senga, vediamo un po' in italiano. Carlopago è diventata Bag. Tersatto, e questa è diventata Fiume. Ah, tra l'altro, questa è un'unica provincia. Ok, pensavo fossero due. Krupa. Krupa è rimasta con nome croato, Nona, ah, e abbiamo Città Vecchia. Va bene, e abbiamo guadagnato l'Apcana, è diventata Labinezza. Non siamo riusciti a prenderci la foce del Po tra le nostre richieste, anche se mi sarebbe piaciuto, però, insomma, ci accontentiamo dalle coste croate. Ah, è diventato Venezia in Illiria. Beh, sì, ci sono belle spiagge, certo. Puntiamo tutto sul turismo in questa run.